Iniziata in questo istante, Lazio subito in avanti. Sarà interessante vedere anche i giocatori che dovranno andare al mondiale, quindi tanti nella Juve, se si gestiranno. Speriamo, perché stasera è molto importante. Stasera è decisamente molto importante. Che perché l'anno scorso comunque con la Lazio in casa ci abbiamo perso. No, decisiva no, ma molto molto importante. Milan di oggi in difficoltà nel primo tempo, è venuto fuori nel secondo. Poi l'episodio, ragazzi, penso che Marelli abbia detto molto bene. Ognuno avrà la sua opinione, è difficile valutarlo. Io faccio fatica a dirvi se era fallo o meno in questo momento. Andrebbe rivisto, visto, rivisto, visto, visto, rivisto. Tenuta, buona, dai che si vola. Bravo Ken, bel movimento. Oh, Moise, bravissimo. Personalità di Moise. Bravo Moise. Secondo me era buona la palla. Bravo, bravo Rabiot a recuperare, bravo Ken. Ma quello lì è un mio amico. Hanno inquadrato un mio amico, Samu. Sì, diciamo che in questo momento si sta dando continuità, che era una delle cose che si criticavano ad Allegri nella prima parte della stagione. Il continuo cambiare, avere sempre sto 4-4-2 storto che non stava dando niente. Quindi per fortuna adesso siamo un po' più quadrati anche nelle scelte. Ah, Gatti, meglio qua, occhio. Sì, ho sentito dire Bione, parleremo poi un pelo più avanti in questa pausa mondiali, perché ce ne sarà da parlare. Adesso non era il momento. Ah, è meglio Moise. Bravo Faggio, subito di prima, verticale. Bravo Bremer, che cazzo di corridoio che ha trovato Bremer. Bella, bella, bella. Bravi ragazzi, gran bella azione da dietro. Bremer, corridoio interessante, bella apertura di Fagioli, cross di Kostic e chiusura ancora di Fagioli. Gran bella azione. Dico, ho una paura che qualche giocatore stasera possa tirarsi indietro la gamba pensando al mondiale e non rischiare di non farsi male, ma non volontariamente, proprio involontariamente. Bravo Milik a prendere sto fallo. Mamma mia, Drogoski, ho visto una clip dell'infortunio, è terrificante, terrificante. Anche di Karsdorp parleremo, ragazzi, di mercato io stasera non ne voglio parlare neanche per sbaglio, io stasera voglio parlare di Juventus-Lazio. Poi di mercato abbiamo 40-50 giorni per parlare solo di mercato. Ma è buona? Ma è buona? Milik! Ah, era fuori gioco, infatti mi sembrava fuori gioco. Che bel lancio di Danilo però. Beh no, era buono. Ah, la vittoria dell'Europa League, certo che è possibile. Cioè, nel senso, sei in Europa League, quindi la puoi anche vincere. Bisognerà capire come arriveremo però. Come la prenderemo, con che presupposto. Cioè, è molto un'incognita parlarne adesso. Si gioca a febbraio. Praticamente è una squadra proprio della Juve, sono 11 giocatori, una formazione. Adesso la mettiamo in campo, cerchiamo di capire come giocherebbero, vediamo. Questa è la formazione che va ai mondiali per la Juve. Sì Faggio, bravo Faggio. Sul secondo. No, passa così. Non passa mai quella palla, Juan. Come fa a passare? Sì, mi piacerebbe vedere uno tra Ronaldo e Messi vincere il mondiale. Però io la sta credendo sta squadra. Ha capito che se non aggredisce questa squadra qui che non prende gol, non lo fa. Secondo me non stiamo andando male in questo primo tempo. Cioè, ero abituato al primo tempo con l'Inter, al primo tempo con Lecce, al primo tempo con l'Hellas. Questo di gran lunga un miglior primo tempo rispetto a quelli che ho citato. Sì, servirebbe concretizzare un'azione da gol, certo. Ma chi chiesa? No, ragazzi, non accetto le sentenze definitive su Chiesa dopo 30 minuti giocati dal ritorno in campo. Le sentenze definitive non le accetto. Non le accetto le sentenze definitive. Perché non lo può sapere nessuno se Chiesa tornerà quello che era prima, sarà meglio o sarà peggio. Non lo sa nessuno. Sentenze definitive dopo 30 minuti che è tornato Chiesa. Non le accetto, mi dispiace, non esiste questa cosa qui, non esiste. Ma bravo Rabiot, che bella palla per Ken. Ancora Ken e ancora assist di Rabiot. Ancora Ken e ancora assist di Rabiot. Grande cazzo Moise, grande Moise.
Che gol Castarola. E che palla di Rabiot, ragazzi. Palla di Rabiot clamorosa, veramente clamorosa. E gol di Ken mostruoso. Mostro Ken. Questo è quello che piace a me. Palla recuperata, palla in verticale. E dato che si parla di mercato e si dice Milinkovic Savic al posto di Rabiot, Rabiot ferma Milinkovic Savic, serve l'assist. Come la mettiamo? Per il primo tempo che abbiamo fatto ci meritiamo di essere in avanti. Dai ragazzi, gli ultimi 30 secondi, rimaniamo qua concentrati, fermi, calmi, tranquilli. Bremer! Bravo Kostic. Mamma mia, sì, la doppietta di Moise Kean. La doppietta di Moise Kean, ragazzi. Che bello. Che bello. Che bella cosa. Rapace Moise Kean. Rapace. Bravo Kostic. Questo gol è di Kostic, eh? Stop bellissimo di Kostic. Dai Castarola. E ce l'ho titolare al fantacalcio, perché non ha giocato Raspadori. Moise Kean. E portati a casa sto pallone, fanne un altro. Infatti la sosta mi sta proprio sul cazzo adesso, ragazzi. Chi è uscito? Ken, per la standing ovation. Non avrei tolto Ken, però. Avrei tolto Milik. Si è fatto male Kostic? Bene. Poveraccio, no, dai. Chiesa per Kostic. Chiesa tutta fascia? Cazzo, Chiesa... no, Chiesa quinto, ragazzi. Non è finita, mancano 22 minuti. La palla di ritorno su Di Maria. Ho avuto un infarto quando ho visto Chiesa andare per terra. Tanti cambi gioco, ma soprattutto la cosa che mi sta piacendo è il fatto che non ce ne frega niente che siamo sul 2-0. Cioè, continuiamo ad andare. Continuiamo ad andare. Questa è la cosa migliore che mi porto dietro da stasera qua. Se si fa male anche Savic, stasera perdono Milinkovic, Kostic, hanno Vlahovic non al meglio, questi possono non andare al mondiale. Bello l'occhiolino di Sarri e Danilo. Una bellissima immagine, mi ha fatto piacere. Sì, sì. Porca vacca. Peccato, peccato. 3-0 ce lo meritavamo. Stiamo continuando a pressare, ragazzi. Stiamo pressando, stiamo facendo una bella partita. Stiamo facendo una bella partita. Fagioli la chiedeva. Anche Gatti la chiedeva addirittura. Oh, la Juve in gol. Fino al 90esimo. Che fatica che ti chiedo. Io voglio giocarmi lo scudetto. Cosa che quest'anno sembra difficile ora come ora. Ma vediamo come va. Ma non firmerei mai per un terzo posto. No, io non ho per niente hype per i mondiali adesso. Poi l'avrò sicuramente quando inizieranno, quando ci saranno le partite di eliminazione diretta. Ma in questo momento non c'è niente che me ne freghi. Cioè proprio non me ne frega nulla. Niente, me ne frega niente. Bravo Bremer, ma cazzo Bremer. Ragazzi, Bremer è il trucco per giocare queste partite comunque. È il segreto. Il segreto per giocare queste partite è Bremer. 3-0 con assist di Chiesa. 3-0 di Mili con assist di Chiesa. È tornato. Bene. Cazzo, sono commosso. È tornato davvero. E ci siamo, finisce qui e vinciamo 3-0. Che bella serata, cazzo, che bel risultato. Bene, Castarola, bene. Finito il 2022. Finisce nel momento più alto, forse, per la Juventus.